Io non ti conosco, io non so. Mamma, comincerei con il dire che per me sei sempre stata molto più di una mamma. Sei anche la mia migliore amica. Hai dato tutta te stessa per rendermi felice. Sei la donna più forte che io conosca. Mi hai insegnato a vivere, ad amare, a sorridere e perfino a piangere. Non ti chiedo, sai, quanto resterai. Dura un giorno la mia vita. Io saprò che l'ho vissuta. Se conosco il vero significato di famiglia, è solo grazie a te. Hai donato tutta te stessa per i tuoi figli, a volte fin troppo. Sei sempre stata onesta e leale con noi, ho sempre saputo di poter contare su di te. Sei stata brava a nascondermi le sofferenze della vita e a mostrarmi nel momento giusto per rendermi più forte. Senza te non sarei la persona che sono oggi. Finalmente puoi goderti un po' di sana felicità, perché solo questo ti meriti dalla vita. Non avrei potuto sperare di meglio per la mia mamma. Hai saputo accoglierci a braccia aperte, hai imparato a conoscerci e soprattutto hai saputo accettare i nostri difetti. Non ho mai avuto l'occasione di dirtelo, ma sei sempre stato bravo e paziente con noi e per questo ti ringrazio. Hai reso la mamma felice e spensierata e insieme ci avete fatto il dono più grande, Giovanni. Sono orgogliosa di poter far parte di questa grande famiglia. Vi voglio bene, la vostra Chiara. Che l'ho vissuta anche solo un giorno, ma l'avrò fermata insieme a te. Dirmi chi mi ha aiutato. È stato il tempo, rispose il sapere. Il tempo, si interrogò l'amore, perché mai il tempo mi ha aiutato? Il sapere, pieno di saggezza, rispose, perché solo il tempo è capace di comprendere quanto l'amore sia importante nella vita. Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infiniti. Quando sei qui vicino a me, questo soffitto viola non esiste più.
io vedo il cielo sopra noi che restiamo qui abbandonati come se non ci fosse più niente, più niente al mondo. Suona un'armonica, mi sembra un organo che vibra per te, per me, su nell'immensità del cielo. Dichiara lei, signor Panizza Paolo Emanuele, di voler prendere in moglie Beileri Ionida qua presente? Sì. Dichiara lei, Beileri Ionida, di voler prendere in marito Panizza Paolo Emanuele qua presente? Sì. I testimoni hanno sentito? Io, Roberto Mariani, sindaco ed ufficiale dello Stato Civile del Comune di Stagno Lombardo, dichiaro, in nome della legge, che Panizza Paolo Emanuele e Beileri Ionida sono uniti in matrimonio. Mi sembra un organo che vibra per te, per me, su nell'immensità del cielo, per te e per me. Passato tanto tempo, vivere è un ricordo senza tempo, vivere è un po' come perder tempo, vivere e sorridere nei guai, così come non hai fatto mai. E poi pensare che domani sarà sempre meglio. Oggi non ho tempo, oggi voglio stare spesso. Allo scoccare della mezzanotte, un ruggito apre le danze. La tigre Nida esce dalle sue stanze. Gattonando come una vera felina, si dirige giù nel negozio, più precisamente in cantina, dove ad aspettarla c'è sempre il virtuoso sposo, che come si suol dire, nel braghetto ha già il nervoso. E non essere mai contento, vivere stare sempre al vento, vivere come ridere, vivere, vivere anche se sei morto dentro, vivere, vivere e devi essere sempre contento, vivere, vivere è come un comandamento, vivere o sopravvivere senza perdersi d'animo mai, e combattere e lottare contro tutto contro. Oggi non ho tempo, oggi voglio stare spesso.